Questo è un po' da scena per un John Wick. C'è proprio bisogno degli occhiali per vedere, se no la luce è spenta. Che poi questo è vuoto. Ah, perché ce l'ho all'occhio. Ciao Vogue, sono Joelier e questo è In The Bag. È una delle cose che non manca mai nella mia valigia è il portacappelli. Anzi, è più importante della valigia. Cappellini, robe, per non farli ammaccare, no? Perché devono stare sempre perfetti. Scelgo i cappellini in base all'outfit che ho. In base sto sempre nero. E non siamo mai mo scordo andare all'aeroporto. Qua dentro ci sta l'aria di Napoli. Sta sempre con me, me la porterò anche a Sanremo. Il pezzo di Sanremo è napoletano, è d'amore, parla del rispetto reciproco che deve avere un partner verso l'altro partner. Perché quando finisce un amore, la parte importante sta nel fare io per me, tu per te. E non andare avanti per altri fattori che non siano l'amore. Perché quello che deve legare due persone deve essere l'amore, non l'abitudine. E ora non la posso aprire perché è scarica. Io sono venuto ieri da Napoli, già ho adorato un po'. Ce ne sta un altro poco, me lo conservo per questa sera, prima di andare a dormire. Il porto orologi, che serve per trasportare gli orologi in modo ordinato, perché io sono molto disordinato. Gli orologi mi sono sempre piaciuti, anche prima che potessi permettermeli. Questo è un portaoggetti che mi ha regalato la mia ragazza, perché ho distrutto tanti orologi in questo tempo, quindi le ha detto per una volta si è ordinato te stessi. Io faccio musica, vivo di musica, quindi sto sempre con le cuffie nell'orecchio. Un po' per distrarmi dal casino del mondo esterno e un po' per scrivere sempre. Anche in aereo cerco di farmi ispirare da tutto. Quindi metto le cuffie e volo, sul volo. Gli occhiali vengono scelti in base agli outfit, no? Poi io sono molto semplice con gli occhiali. Non mi piace esagerare con quegli occhiali, occhiali veloci, io li chiamo. Sono molto normali, eleganti, diciamo. Però me la già metto perché non ci vedo. Per forza me la gioco. Questo è il profumo della mia ragazza. Quando sto in giro, cose, e non ci sta lei, lo spruzzo un po'. Sento un po' di odore che mi ricorda, diciamo, lei. Che sta con me, però, non è, diciamo, una cosa che mi manca. Che non sta con me, mi spruzza un po' di profumo addosso suo, è come se stesse con me, no? Life Force la metto sempre perché è comoda e non è impegnativa. La posso mettere sotto alla tuta, sotto a un vestito, sotto a un jeans. Io personalmente la metto pure sotto al vestito classico. Ce n'ho una al piede e una in borsa. Non si può mai sapere. C'è un sacco di scarpe a casa. Sono proprio collezionista di tutte le scarpe. Però da piccolino, diciamo, c'avevo questa passione delle scarpe. Collezionavo anche quelle là da calcio. Non ci ho mai guardato a calcio, non so giocare. Però mi piacciono proprio le scarpe in generale. Ma la mia preferita è sempre questa. Questa è la penna del Napoli col terzo scudetto. Da qua a un anno abbiamo firmato i contratti solo con questo. E devo dire la verità, mi ha portato fortuna. Poi non poteva mancare mia madre, Napoli. Vabbè, sta sempre con me, pure se non me la portasse, stesse presente sempre. Me la porto perché a volte, sai, stando lontano sempre da casa, destra, sinistra, ti manca sempre quella cosa di Napoli, no? Della tua casa, mal di là. Guardando questa foto, ritorno a casa, per un attimo. Mi dà la forza poi per continuare a fare quello che devo fare e poi ritorno a casa, a Napoli. Ciao, sono Joelier, se volete vedere altri video di Vogue cliccate